Orchidee di Mimosa, orchidea del medicino per l'anima. Questo è il libretto orchidee numero 1, le Phalaenopsis. Poi ci sarà il numero 2, cattura sui bidi dove manda, poi il numero 3, 4, 5, vediamo se riusciamo a farli. Il numero 2 dovrebbe uscire per Natale. Sono 80 pagine, costano 4 euro. E hanno tre grandi pregi, costano poco, semplicissimi, ho scritto io. Oggi come piante del giorno voglio parlarvi del Bulbophyllum grandiflorum, che vive, vedete, fa dei fiori abbastanza grandi, che però sono molto particolari. Sembra che abbiano solo tre petali, vedete? In realtà ci sono anche i sepali e il labello, solo che sono piccolini. Il labello, vedete questo qui che è tondo? Questo qui? E qui dietro sono i sepali. Cioè tutte le orchidee hanno tre petali e tre sepali. Uno dei tre petali è il labello. E tre sepali, cioè no, in questo caso qua sono i tre sepali e i petali del labello con quelli piccolini dentro. Non ha un odore buonissimo, è una pianta piuttosto da caldo, da d'estate ombra, e è uno dei tanti bulbophyllum. I bulbophyllum sono il genere di orchidee, uno dei generi più grandi che ci sia. Adesso si sta cercando di dividere in tanti gruppi in base alle loro caratteristiche. È un genere pantropicale, cioè vuol dire che c'è in tutti i paesi tropicali, cioè non solo le zone più diffuse sono l'Asia e l'Australia, il continente asiatico australiano, ma ci sono anche in Africa e in America tropicale, molto meno, ma ci sono anche lì. Ci sono dei bulbophyllum piccolissimi, veramente molto molto piccoli, e dei bulbophyllum giganteschi. Ce n'è uno in particolare, il Bulbophyllum Beccari, che abbiamo parlato diverse volte del Beccari, che è stato un grande italiano, uno dei più grandi botanici, che era un italiano, Edoardo Beccari, che in Italia non lo conosce quasi nessuno. Il Bulbophyllum Beccari è un gigante, è una specie di serpentone arrampicante che si attorcia attorno agli alberi, ai grandi alberi, e ha delle grandi foglie rigide, molto grandi. E queste foglie raccolgono tutto quello che cade dall'albero in grado di mangiare quello lì. Ho letto di Bulbophyllum Beccari che era un fusto del diametro di 20 centimetri, per cui dovete pensare che serpentone che è lungo una decina di metri, forse che di più, è uno dei giganti delle orchidee. Comunque niente, Bulbophyllum è un genere molto vasto che comprende tante cose. Ecco, oggi il racconto che volevo farvi oggi è che l'altro giorno che ero andato a fare la spesa al supermercato, stavo sentendo la radio e per un po' di minuti ho sentito una trasmissione bellissima che diceva, sostanzialmente diceva una cosa, che la gentilezza è contagiosa. Se voi siete gentili con una persona, anche lei è portata ad essere gentile. E così la gentilezza si propaga. Per cui dobbiamo propagare gentilezza. La gentilezza non costa niente, è gratis, non ci costa proprio niente, ma può rendere molto, rendere come interiormente, come soddisfazione spirituale, la cosa delle malattie psicosomatiche, della roba di Paracelso che vi ho già raccontato tante volte. Però essere gentili, veramente mi è piaciuto moltissimo questa roba qui, solo che dopo sono sceso, perché sono arrivato sul mercato, sono sceso, non ho potuto andare avanti a sentire il resto del discorso, però l'ho trovata una bellissima cosa. Sarebbe un po' come la catena di Sant'Antonio, se uno è gentile con un altro, poi con un altro. Si propaga e praticamente rendiamo felici un po' tutti, ma è una bellissima cosa questa. Mi ho trovato una bellissima trasmissione, ma che io se l'ho visto pochi minuti. Comunque penso che sia proprio vero che la gentilezza si propaghi. Cercate di essere gentili con tutti, che porta poi a un benessere generale, dai. Cioè, vabbè, sono i miei ragionamenti, dai, a domani.